Eccoci qui, 15 dicembre 2015, il Collare d'Oro. Ecco qui con un grandissimo campione, non un campione qualunque, ma un campione mondiale, Emiliano Mazzilli. Ciao! Buongiorno a tutti, ciao! Eccoci qui. Oggi è ricevuto dal presidente Renzi e dal presidente Malagò questo nobile premio. Sì, sono contento di averlo ricevuto. Dopo tanti sacrifici, tanto impegno, abbiamo avuto dei risultati. Questi risultati li abbiamo avuti anche grazie ai miei collaboratori, ai miei amici, che siamo una squadra, e con una squadra vincente si riesce a portare a casa questi risultati. Due amici ce l'ho qui vicino con me, uno è Federico Zampaglione e uno è Enrico Tantussi, che hanno collaborato insieme a me per vincere questo mondiale, e ci siamo riusciti. Ecco, allora, due parole. Ciao Federico. Beh, insomma, è una giornata importante perché abbiamo visto, insomma, ci sono i massimi esponenti di tutte le varie arti sportive, per cui Emiliano ha vinto un premio che si vince una sola volta nella vita, che è il Collare d'Oro, che viene dato una sola volta, che dire, un traguardo importantissimo che va a coronare un anno molto importante per Emiliano, dove ha vinto il Mondiale Silver. Questo Collare d'Oro, diciamo, chiude in bellezza il 2015 e si apre adesso così una bella prospettiva sull'anno nuovo, dove ci sono varie possibilità per varie sigle di mondiale, quindi WBA, WBC. Adesso staremo a vedere quale delle cinture andremo a conquistare. Ecco, due parole su questo evento e diciamo su questi grandi traguardi di Emiliano. È stato un anno straordinario il 2015, culminato con la vittoria del Mondiale, come abbiamo detto. Io ho avuto la fortuna insieme a Federico di accompagnare Emiliano durante tutto il percorso e lui ha vinto, ci ha fatto questo gran regalo e oggi ti sei meritato questo grandissimo premio, Emiliano, ma non si ferma qua, il 2016 promettiamo battaglia. Ok, ti ringrazio. Vogliamo dare qualche anticipazione imminente? Guarda, stiamo lavorando col mio nostro manager Salvatore Cherchi, che ringrazio di questa opportunità che ci dà, e insieme a loro due, già loro stanno parlando col mio manager per questo mondiale che verrà nel 2016. Guarda, se ne fai la domanda a loro, che loro ne sanno più di me perché loro hanno più contatto col mio manager. Ecco, sentiamo allora queste notizie imminenti. Le ipotesi sono quelle di un grandissimo mondiale, che dobbiamo ancora definire dove e quando, però ci sarà un grandissimo mondiale per Emiliano contro un grosso campione. Ecco, perciò comunque tenetevi in contatto, ricordiamo i contatti, Federico. Ma vabbè, la notizia poi ovviamente andrà un po' dappertutto perché è un evento e c'è molta attesa soprattutto sul prossimo match di Emiliano. Per quanto riguarda noi, siamo sempre attivi su TM Promotion, che è anche una pagina Facebook dove raccontiamo, insomma, quello che succede nel mondo pugilistico a livello mondiale. Abbiamo appena fatti pubblicato l'articolo di oggi con una bella foto di Emiliano con i due presidenti del CONI Malagò e del Consiglio Renzi, che gli danno questo premio. Quindi seguiteci su TM, continuate a seguirci e saprete tutti i dettagli.